1 aprile 1955 muore Silvio D'Amico, il più grande teorico e critico teatrale italiano. L'Accademia, che ora porta il suo nome, ha avuto fra i suoi allievi Vittorio Gassman, Luigi Squarzina, Rossella Falk, Anna Magnani, Nino Manfredi e molti altri. D'Amico dirige la rivista italiana del dramma. Dal 1945 cura anche la rubrica della RAI Chi è in scena? A lui si deve anche l'edizione di una imponente enciclopedia dello spettacolo in 11 volumi.